Benvenuti in Casa CISL. Gli argomenti di questa settimana sono: la CISL di Bergamo celebra il centenario di Don Milani, la testimonianza di Paolo Landi, fondatore della Diconsum ed ex allievo di Don Milani. Oggi incontriamo Danilo Mazzola, segretario della CISL di Bergamo con delega al mercato del lavoro. Come vuole amare se non con la politica o con il sindacato o con la scuola? Siamo sovrani, non è più il tempo delle elemosine ma delle scelte. È una frase di Don Lorenzo Milani contenuta in lettera a una professoressa. Dice come rappresentare i lavoratori fosse una delle strade principali che Don Lorenzo Milani indicava per praticare l'amore e dare finalità alla vita. È con questa esortazione che il gruppo dirigente della CISL di Bergamo ha organizzato poche settimane fa una 2 giorni di formazione tra il Centro Studi di Firenze e Barbiana, luogo simbolo dell'azione sociale di Don Lorenzo Milani. La formazione è una delle caratteristiche forti della CISL. Su di essa l'organizzazione ha sempre puntato con l'obiettivo di acquisire quelle competenze per riuscire a fare le cose in maniera consapevole e non dando dei sì e dei no sulla base di una spinta emotiva. Credo che ritornare puntualmente alle nostre radici, ha detto Francesco Corna, segretario generale della CISL di Bergamo, non può che far bene alla nostra azione sindacale, che pratichiamo quotidianamente con competenza e accoglienza, in uno spirito di riformismo che la gente ci riconosce come affidabile. Le persone comprendono come il nostro sindacato si fondi sul dibattito costruttivo, assorbendo molte delle intuizioni di Don Milani. Una formazione che aiuta a pensare e ad avere delle idee e quell'imparare ad imparare che ci consente di aprirci alla realtà. Per fare memoria della figura di Don Milani, i pensionati della FNP CISL Bergamo hanno organizzato pochi giorni fa un convegno all'abbazia di San Paolo d'Argon dal titolo I Care, ricordando Don Milani. Tra gli ospiti anche Paolo Landi, fondazione della Diconsum Nazionale, l'associazione della CISL che tutela i consumatori. La sua è stata una testimonianza particolarmente preziosa, in quanto è stato per 2 anni allievo di Don Milani alla scuola di Barbiana. Dalle sue parole è emerso come Don Milani abbia avuto una grande influenza nell'organizzazione della CISL. Ha ricordato i tanti corsi dei delegati, in cui si studiavano i testi sacri di Don Milani, lettera a una professoressa, lettera ai cappellani e lettera ai giudici. Landi si è soffermato su alcune idee fondative incardinate nel sentire sociale di Don Milani, soprattutto il tema della dignità del lavoratore all'interno del posto di lavoro che ha portato alla conquista dei diritti sindacali. Il sindacato per Don Milani, ha rimarcato Landi, è uno strumento per acquistare diritti, per cambiare una situazione ingiusta, per uscire da una condizione di sfruttamento. Per questo i suoi insegnamenti sono ancora di grandissima attualità nonostante siano trascorsi più di 50 anni da quando è vissuto. 3 gli insegnamenti che si porta appresso Paolo Landi. Il primo è non essere superficiale, il secondo è non essere opportunisti, il terzo è non seguire la demagogia, che non risolve i problemi ma solamente li rinvia. Il fenomeno del lavoro povero è sempre più diffuso in Italia e anche a Bergamo. Crescono cioè le condizioni per cui i lavoratori, pur lavorando, non riescono a far fronte alle esigenze primarie. Oggi ne parliamo con Danilo Mazzola, segretario della CISL di Bergamo, con delega al mercato del lavoro. Cominciamo col definire le condizioni del lavoro povero. Chi è il lavoratore povero? Allora, il lavoratore povero è un lavoratore, una lavoratrice che pur lavorando non riescono a mantenere se stessi o la propria famiglia. L'Istat ha definito come soglia di povertà per una persona 640 euro mensili, in caso di una famiglia con un figlio 1.400 euro mensili. È chiaro che questa condizione
molto variabile, soprattutto rispetto al fatto che la famiglia o il singolo abbiano degli impegni con mutui o con affitti. Quali sono le condizioni che portano al lavoro povero? Allora, innanzitutto le condizioni che hanno portato in questi anni, almeno potremmo dire la condizione principale che ha portato in questi anni a far sì che si è creato il lavoro povero, è la polarizzazione del lavoro. Sempre di più le professionalità sono mediamente elevate e sempre di più sono basse professionalità. È chiaro che il lavoro povero si instaura soprattutto in queste professioni, cioè nelle professioni di basse professionalità, e dove innanzitutto la tipologia anche di contratti a proprio interno sono contratti spesso e volentieri precari. Parliamo di lavoratori temporanei, parliamo di parasubordinati, parliamo di falsi lavoratori a partita IVA, lavoratori occasionali, stagisti, lavoratori discontinui e soprattutto il cosiddetto part-time involontario, cioè lavoratori o lavoratrici che accettano di lavorare anche meno rispetto all'orario pieno, perché per loro è l'unica possibilità. Qual è la situazione a Bergamo? La situazione a Bergamo è una situazione particolare, nel senso che se prendiamo i dati del 2022, il 30% delle assunzioni nel mercato del lavoro a Bergamo sono state assunzioni stabili. Tutto il resto, quindi parliamo del 70%, parliamo di lavoratori assunti in somministrazione a tempo determinato, lavoro a progetto, tirocini. Sempre se prendiamo a riferimento il 2022, il 26% delle assunzioni è stato a part-time, il 66% dei casi ha coinvolto donne, il 44% ha coinvolto uomini. In aumento, quest'ultimo, rispetto al 2019, del 8%. Cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Quali sono le azioni che la CISL sta mettendo in campo? Innanzitutto noi diciamo che per noi il salario minimo è il salario fissato dai contratti nazionali sottoscritti da CGIL, CISL e UIL. Questo per noi è il salario minimo. Contratti nazionali che sono in progressione, in evoluzione, cioè periodicamente vengono rinnovati. C'è sicuramente l'esigenza di alcuni interventi legislativi su alcune tipologie di rapporti di lavoro, mi riferisco in particolare agli stage, le collaborazioni coordinate, continuative, il lavoro autonomo fittizio, dove è ampiamente utilizzato, dove dietro a queste figure si nasconde spesso e volentieri il lavoro subordinato. Sul part-time volontario, anche questa è una delle condizioni che crea lavoro povero, perché si lavora meno rispetto all'orario e non per volontà, non per scelta, ma perché si è obbligati. Basterebbe una politica più attenta, politica legislativa e contrattuale rispetto a far sì che le donne abbiano una presenza più importante nel mercato del lavoro. Per ultimo, non da meno importante, è la lotta ai contratti cosiddetti pirata. Nel nostro mercato del lavoro sono presenti anche dei contratti che vengono sottoscritti da sindacati che non rappresentano, comunque cosiddetti sindacati di comodo, che portano sempre a salari inferiori rispetto ai contratti sottoscritti a CGIL e CISL e UIL. Pertanto c'è da mettere in atto un'attenzione a questa condizione, e da ultimo vanno rinnovati i contratti nazionali. I contratti nazionali sono l'unico modo che oggi abbiamo per aumentare i salari dei lavoratori e delle lavoratrici. Aumentare nei tempi definiti alle scadenze normali è l'impegno che le parti si devono prendere, ma soprattutto vanno inserite degli automatismi perché i contratti recuperino al 100% l'inflazione, che in questi mesi è stata importante.